ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Come potete leggere al titolo qua sotto, oggi siamo qua per parlare di una serie manga che ho detto giusto in questi giorni. Come benissimo sapete, siamo in periodo Septubaton. Se non sapete cos'è la Septubaton, vi lascio qua a fianco a me il video in cui vi ho spiegato un po' che cos'è e vi ho presentato la mia TBR. Perché accenno alla Septubaton? Semplicemente perché il manga di cui parliamo è quello che ho letto per la Septubaton. È vero, avrei potuto parlarvene in realtà a fine tutta maratona letteraria nel video riepilogativo, però questa è stata un'opera che mi ha davvero talmente tanto colpita che ho preferito parlarvene singolarmente in questo video, perché purtroppo è una serie che non tutti conoscono, perché si parla comunque di Mio Obana ed è principalmente conosciuta per quella che è la sua opera maggiore, cioè Kodomo no Omocha, Rossana o Il giocattolo dei bambini. L'opera in questione è Andante, una miniserie composta da 3 volumi, una delle ultime serie composte dall'autrice che appunto sono uscite in Giappone. Infatti questa è del 2001, quando per esempio Kodomo no Omocha del più o meno del 95, partner prima di questo è intorno al 98-2000, cose del genere. Ed è una serie che è davvero molto molto particolare e che ho davvero molto molto apprezzato. È uscita in Italia per conto della Dainit, come tutte le opere di Mio Obana, al prezzo di 4,50€ il volume. È una serie che mi ha davvero molto molto conquistata. Queste sono le copertine, come potete notare sono una più bella dell'altra, e come potete benissimo vedere il tratto dell'autrice è riconoscibilissimo solo da queste tre, diciamo, immagini singole di copertina. Il titolo Andante riporta un po' a quel ritmo musicale molto tranquillo, molto armonioso, che ti porta a vivere passaggi, in questo caso musicali ma in questo caso di vita, particolarmente, diciamo, uniti l'uno con l'altro, che vanno avanti davvero in maniera molto tranquilla, molto armoniosa, come ho detto prima, cosa che effettivamente però non avviene all'interno della storia di questo manga. Se volessimo vedere la trama con una visione prettamente superficiale, potremmo benissimo dire che ci troviamo di fronte a una storia shoujo come tante altre, che presenta tantissimi cliché e che insomma va ad aggiungersi a quella lista di titoli manga shoujo che ok è carina ma non è nulla di chissà quanto entusiasmante, cosa che ormai, se qualcuno di voi ha conosciuto la Mio Obana in qualche modo, dovrebbe letteralmente lasciare in disparte e vedere le sue opere per quello che sono più interiormente, nella loro effettiva complessità. Ci troviamo di fronte a quello che è letteralmente un triangolo amoroso fra Mei, la protagonista della nostra storia, che è una sassofonista, Natsu, suo fratello, anche se non di sangue, che è un compositore musicale, e Mel, una ragazza australiana che piomberà letteralmente all'interno delle loro vite. Natsu e Mei già vivono all'interno di una situazione familiare poco simpatica, infatti non sono fratelli di sangue, in quanto sono fratelli acquisiti, se vogliamo dirlo così, in quanto la madre di Mei si è sposata con il padre di Natsu. Problema però qual è? Che questi due genitori, molto inaffidabili in realtà, hanno qualsiasi problema possibile e immaginabile, litigano in continuazione, molto spesso si trovano ubriachi, arrivano anche alle mani, tanto che queste situazioni poco simpatiche hanno portato i due ragazzi a volersi allontanare dalla loro famiglia e andare a vivere da soli. Infatti Natsu sin da giovanissimo, in realtà adesso 17 anni, però sin dai 14-15 anni, è diventato famoso come compositore musicale, infatti lavora con molte case discografiche, compone musica per molti artisti, cantanti giapponesi famosi, nonché anche per nuovi idol che vanno a debuttare in televisione. Vedendo che comunque la situazione nonostante tutto non migliorava, un giorno decise anche di prendere la sorella a vivere assieme a loro, e la loro armonia è andata avanti fino al momento in cui Mel, come ho detto questa ragazza australiana, piomberà all'improvviso all'interno delle loro vite. Più di così non vi voglio dire, perché essendo comunque una storia molto veloce che si staglia solamente all'interno di 3 volumi andrei a rovinarvi la lettura. Sapete solo che se già avete letto Kodomo no Omocha vi ritroverete subito catapultate all'interno di quella che è la complessità delle situazioni sia personali che interpersonali che si trovano all'interno delle storie della Mio Obana. Infatti, come già era successo all'interno di Kodocha, l'autrice, sia grazie ai suoi disegni ma anche, come ho detto, alle sue storie prettamente complicate, ci porta a vivere all'interno di una storia che si presenta prettamente reale all'interno della sua complessità, perché tratta di quelli che sono situazioni familiari o personali che effettivamente potrebbero davvero accadere nella realtà, quindi non sono situazioni, diciamo, inventate oppure molto molto calcate, no, presentano situazioni effettivamente molto molto reali e ci fa vedere effettivamente quello che la vita davvero è, cioè complicata e difficile.
C'è da dire che, nonostante possa sembrare che i veri protagonisti di questa storia siano Mei, Mel e Natsu e tutti gli altri personaggi che li circondano, in realtà non è effettivamente così. Loro sono come delle comparse primarie che si stagliano dietro quella che è la vera protagonista di questa storia. Come ho detto all'inizio, assolutamente la musica, perché è grazie alla musica se questa storia può esistere, grazie alla musica se l'interazione fra i nostri vari personaggi, protagonisti o meno, esiste. La musica è lo spartito principale di questa storia, se vogliamo dirla così, ed è grazie alla musica se questa storia esiste in realtà. La musica li porta a vivere mille emozioni, gelosie, momenti di sconforto, momenti di felicità, rilassamento. La musica fa provare serenità, fa provare dolore, fa provare tristezza. Tutte le sfaccettature emozionali che la musica lascia fa vivere i nostri protagonisti, ed è questo effettivamente quello che troviamo all'interno di questa storia, oltre alla vera e propria complessità della vita. È ovviamente un manga che vi consiglio caldamente, sia che abbiate già conosciuto l'autrice con Kodomo no Omocha, sia che magari non l'abbiate ancora conosciuta con Kodomo no Omocha. Secondo me, essendo comunque una storia molto breve rispetto a Kodomo no Omocha, che è composta da 9 o 10 volumi, non mi ricordo esattamente quanti, è effettivamente un ottimo modo per approcciarsi a questo suo stile molto forte, molto complicato, molto duro in certi aspetti. E poi vabbè, anche se avete letto Kodomo no Omocha e non avete mai letto nient'altro di questa autrice, è un'opera che sicuramente vi consiglio caldamente di recuperare, perché non vi deluderà assolutamente. E magari vi lascio qua sotto nel box delle informazioni il link ad Amazon, come sapete sono affiliata. Se volete darci un'occhiata alla trama più nello specifico e tutto, trovate qua sotto il link al cofanetto su Amazon. Ah, mi dimenticavo di dirvi che quest'opera mi ha coperto due sfide, cioè il libro scritto da una donna e la lettera delle vocali, quindi insomma già due sfide sono andate. Ok ragazzi, spero di avervi incuriosito un pochino con questa storia. Come ho detto, una storia che mi ha davvero molto conquistata sotto ogni punto di vista, sin dall'inizio verso la fine. È stata una storia che mi ha emozionata e commossa, non c'era una tavola che non mi facesse provare addirittura dolore in certi momenti. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, ciao a tutti, un bacione.